Tornando a condividere un altro aspetto degli insegnamenti del grande Karl Ulrich Schnabel, ecco, c'è un fatto che mi piacerebbe oggi raccontarvi. Il fatto che lui non parlava mai di tecnica in senso stretto, cioè raramente diceva come mettere la mano, come usare il peso, come orientare le dita, però spesso dava dei consigli che lavoravano sugli aspetti emotivi dell'interprete e che però portavano l'interprete a risolvere un problema tecnico. Perché l'avevo risolto, come dire, a monte. Un esempio pratico. Io suonavo per Schnabel la sonata di Mozart in Sol maggiore, la K283, ed ero un po' rigido quando volevo essere, come dire, energico. Quindi gli accordi finali del terzo tempo, ad esempio, li suonavo più o meno così. Quindi un po' aggressivo, un po' arrabbiato, perché volevo, come dire, esprimere una certa energia. Ma lo facevo in modo evidentemente sbagliato, inappropriato e non me ne rendevo conto, anzi, più volevo essere espressivo, più mi irrigidivo e quindi il suono diventava aggressivo. Ora, un insegnante, come dire, esperto, come dire, convenzionale in questi casi, un allievo che suonasse così, direbbe: ammorbidisci, il gomito, non stare rigido con il gomito, usa una leva più lunga. E ammortizza il gesto in modo che il suono non sia schiacciato e ovviamente distribuisce il peso sulle note esterne e non su tutte le dita ugualmente in modo che il suono si apra, abbia uno spettro maggiore. Ecco, tutto questo però detto da un allievo potrebbe confonderlo quando l'allievo ha troppe cose a cui pensare e comunque, come dire, risolve il sintomo del problema, non risolve il problema alla radice. Il punto è che chi suona in maniera aggressiva lo fa perché pensa alla musica in maniera evidentemente aggressiva o comunque non è allineato con l'idea di suono, di espressione, che è quella più importante, quella che a monte determina poi eventuali problemi anche tecnici o di brutto suono. Dunque Schnabel in questo caso si limitò a dirmi una cosa molto semplice in inglese. Io suonavo così, punto. E lui mi disse: "Here, don't say die, non dire muori, muori, but please say live." In questo passaggio, quindi, non dovevo pensare a qualcosa di aggressivo, non dovevo dire muori, non dovevo uccidere nessuno, ma dovevo pensare alla vita, dovevo pensare vivi. Ecco, è bastato questo, ecco, quattro parole, don't say die, say live, per cambiare radicalmente il mio approccio tecnico. Ma perché l'approccio tecnico è cambiato come conseguenza del cambiamento di stato d'anima, cioè io mi ero più allineato con senso di gioia, di energia appunto gioiosa, vitale e non certo mortale o aggressiva, che invece qui appunto è appropriato e quindi spesso quando capitano questi accordi non pensiamo che dobbiamo uccidere qualcuno, pensiamo alla gioia di vivere. Don't say die, say live. Karl Ulrich Schnabel.